Il 16 novembre 2018 si è svolta in tutta Italia la nona giornata nazionale delle piccole e medie imprese, PM Day, organizzata in collaborazione con la piccola industria Confindustria. L'iniziativa, lanciata per la prima volta a novembre 2010, è rivolta al mondo della scuola. Si pone come obiettivo quello di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'impresa e le sue opportunità attraverso visite guidate nelle piccole e medie imprese associate al sistema Confindustria. Un'opportunità per vedere da vicino la realtà produttiva, conoscere l'impegno e il talento che gli imprenditori condividono con i propri collaboratori nella realizzazione di prodotti e servizi, risultati raggiunti e progetti futuri. Per Confindustria Macerata hanno partecipato al PM Day 2018 la Nova Vetro SRL di San Severino Marche, azienda leader nella produzione, trasformazione e commercializzazione di vetri piani ad isolamento termico e acustico, coperture e facciate in vetro, che ha ospitato gli studenti dell'ITIS Divini di San Severino. Le fonderie PL SRL di Montefano, azienda leader nella pressofusione di leghe d'alluminio, che ha ospitato gli studenti dell'Istituto Mattei di Recanati, e la Simeg Marmi SRL di San Severino Marche, azienda leader nella lavorazione e produzione di articoli in marmo e pietra, che ha accolto gli studenti dell'ITE Filelfo di Tolentino. PM Day 2018 per Confindustria Macerata, visita degli studenti dell'ITIS all'interno di Nova Vetro, un incontro per conoscere una nuova realtà del territorio. Per voi che esperienza è stata? Diciamo che è stata una giornata molto innovativa, anche perché questa industria è più grande di quello che ci aspettavamo e decisamente è uno stimolo, perché dato le costruzioni che hanno fatto è bello sapere che nel nostro territorio c'è un'azienda così grande, diciamo. Per te? È stata un'esperienza molto positiva e sono contento, e non pensavo che, conoscendo questa azienda solo di nome, non pensavo che era di queste grandissime dimensioni. Che esperienza è stata per gli studenti? Che messaggio è arrivato a loro? Allora, ringrazio Confindustria perché è stata veramente una bella esperienza. Ho visto i ragazzi attenti e in riflessione. Abbiamo proposto, no, un progetto qui con Samuele e Luigi Gentini, e sicuramente lo vorremmo elaborare in occasione dell'alternanza scuola-lavoro che noi facciamo con le aziende. Io personalmente ci credo molto, e poi questa è una realtà grande per San Severino, una grossa opportunità per i nostri ragazzi. La Nuova Vetro di San Severino apre le porte agli studenti per questa giornata. Che momento è stato per lei incontrare questi giovani? Per me sono bei momenti. Vedere dei giovani che vengono a rendersi conto delle realtà che ovviamente hanno tanti anni di esperienza, ma che fondamentalmente hanno bisogno di questi giovani, perché è il nostro futuro. Le macchine non vanno da sole, quindi hanno bisogno di nuove persone, ragazzi che si vogliono impegnare, che vogliono fare, che vogliono creare qualcosa. Un'eccellenza di questo territorio come la Simeg di San Severino ospita dei giovani studenti per questa giornata della piccola e media impresa. Che momento è stato per lei di confronto? Un momento molto interessante, credo che sia proprio essenziale per le aziende tenere il contatto col mondo della scuola, perché poi le aziende vivono con le persone che ci lavorano, e le persone che ci lavorano sono formate dalle scuole, quindi tenere vivo questo legame tra scuola e impresa credo che sia essenziale. Per noi è sempre stato così e questa è un'occasione davvero gradita. All'interno del mondo delle piccole e medie imprese, che sfida state affrontando? Beh, la sfida di questi anni è una sfida veramente difficile. La crisi che si è innescata alla fine del decennio scorso è stata terribile. Noi abbiamo sempre lavorato, la nostra azienda si occupa di lavorazione del marmo e materiali similari, siamo sempre stati legati al mondo dell'edilizia. La crisi dell'edilizia che c'è stata e che purtroppo perdura ancora ci ha costretto a cambiare pelle. Abbiamo cercato mercati diversi da quelli che erano i nostri tradizionali, spesso legati al nostro territorio. Ci siamo diretti su mercati esteri, andando a cercare un'edilizia di pregio che in Italia è poco presente, ma che invece all'estero c'è.
le nostre capacità tecnologiche e l'abilità delle nostre maestranze ci ha consentito di far fronte a richieste di materiali di pregio, di prodotti di pregio, e quindi siamo riusciti ad aprire degli spazi di mercato edilizia di pregio in paesi anche lontani come la Russia, il Kazakistan, gli Emirati, oltre a tanti paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti, e questo insomma ci ha consentito di sopravvivere in un momento veramente difficile per l'edilizia. Dalla sua esperienza, una breve riflessione, la piccola e media impresa oggi che forza può avere ancora per paesi Italia? Ma io credo che abbia ancora un senso, e è chiaro che bisogna lavorare in maniera diversa da come si lavorava in passato. Mettersi insieme è importante, le forme per mettersi insieme oggi sono tante, non necessariamente bisogna confluire in grossi agglomerati, si può mantenere una propria individualità, però coltivando la collaborazione con altre piccole imprese per affrontare insieme problemi legati alla ricerca, ai nuovi prodotti, ai nuovi mercati, e in questo senso credo ci sia ancora molto da fare. Se continuiamo in questa direzione, secondo me la piccola impresa ha ancora un bel futuro. I vostri nomi, che classe fate? Sofia Grillo, quarta A. Alessandro Mari, quarta A. Che esperienza è stata questa visita oggi, un'impresa che apre le porte agli studenti? Interessante. È stata una bella esperienza e formativa. Per noi è molto importante perché in questo modo facciamo che i nostri ragazzi riescano anche a conoscere quelle che sono quella che è la realtà del territorio e le eccellenze soprattutto. E questa mi sembra l'azienda, diciamo, in questo momento per noi una scoperta, perché veramente rappresenta un'eccellenza. Stefano Orlandoni di Confindustria Macerata, oggi siamo ospiti di Fonderie PL per la giornata della piccola e media impresa. Perché è importante avere giornate come questa? La piccola e media impresa rappresenta una buona, importantissima parte dell'industria italiana. D'altro canto, come è stato detto in altre occasioni nella giornata di oggi, l'Italia rappresenta il secondo paese europeo per la manifattura in genere, e pertanto è importante far conoscere ai ragazzi delle scuole la realtà di queste piccole e medie imprese, soprattutto quando sono imprese innovative, lanciate sull'internazionale e in grado di interagire effettivamente con il mercato globale. E questo è quello che si prova a trasmettere in queste occasioni. Luca Paoletti, titolare dell'azienda Fonderie PL, che oggi ha ospitato delle classi dell'ITIS di Recanati, cosa ci può raccontare della sua azienda e del mercato a cui vi rivolgete di questa giornata? Mi ha fatto molto piacere accogliere i ragazzi dell'ITIS di Recanati per due motivi. Uno, perché diciamo è una scuola molto vicino al nostro territorio, ma soprattutto ho cercato e ho voluto trasmettere a loro quello che è un po', partendo dalla mia storia, la passione per quello che ti piace fare nella vita. Sicuramente in alcuni di loro ho visto delle facce perlomeno molto incuriosite, molto, molto appassionate, ecco, questo sì. I ragazzi sono anche andati in giro, hanno potuto vedere i macchinari della sua fonderia. Abbiamo suddiviso i ragazzi in due gruppi. Quindi un gruppo è stato qua con me e io ho raccontato la nascita, la storia dell'azienda, come si è trasformata l'azienda, i clienti, i prodotti. L'altro gruppo invece è andato in produzione, dove abbiamo cercato di far vedere il processo da vicino e dal vivo, perché comunque noi partiamo da un bagno fuso di alluminio, in 40 secondi tiriamo fuori un pezzo finito. La sua, nonostante sia una piccola azienda, comunque mantiene un grande livello di cura e di efficienza per il vostro prodotto. Io credo molto nel territorio italiano, ma dobbiamo fare molta attenzione a quelle che sono le nuove sfide. Quindi un paese manifatturiero, le nuove sfide dal mio punto di vista sono quelle di alzare il livello, di andare su prodotti più difficili, più complicati, dove magari la concorrenza è un po' meno spietata rispetto ai paesi, no, emergenti. Quindi questo fa sì che aziende come la nostra, nonostante che sia piccola,
riesce a ritagliarsi fette di mercato. È stata una bella esperienza anche dal punto di vista tecnico. Ci hanno presentato un progetto di un tipo di maniglia, era molto strutturato e ben disegnato, e diciamo che mi sono appassionato abbastanza a questa azienda. Avete trovato interessante la giornata? Molto, molto interessante, strutturata bene dall'inizio alla fine. Comunque sono tecniche che noi studiamo a scuola e è anche utile vedere come le applicano in un'azienda strutturata così bene.